dicevo ragazzi prima che mi si interrompesse il video, la vittoria di stasera per quanto mi riguarda è oro. Oro colato per tutto quello che abbiamo visto in stagione. Comunque c'è stato un periodo, avete visto anche in campionato, in cui la Juventus aveva faticato un po'. Poi con la vittoria con il Genoa ce l'avamo ripresi, stasera era una gara fondamentale. E nella gara di stasera, tralasciando marcatori, ammoniti e cose varie che conoscete ormai a memoria, visto che la partita è appena finita, tralasciando questa situazione, io devo dire, devo fare i complimenti alla squadra per come ha reagito, alla squadra per come ha rappresentato il gioco all'interno del campo. Quest'anno la Juventus gioca in maniera molto chiara. Cerchiamo di fare molto più possesso palla, anche stasera abbiamo tentato di fare possesso palla, in alcuni momenti della partita, secondo me, siamo stati tranquilli. In altri momenti siamo stati meno tranquilli. Però, dicevo ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, per me stasera era un test abbastanza importante. Tu affrontavi una squadra decente come Lipsia, una squadra che comunque mentalmente, secondo me, era anche più dura da affrontare rispetto alle altre. E io ho notato una Juventus che stasera è cresciuta veramente tanto. Non so se l'avete notato, ma questa è una squadra che stasera ha fatto una prestazione che in Europa serve. Perché non tutte le partite che tu vinci in Europa sono vinte dominando, e non tutte le partite che tu vinci in Europa in generale sono vinte giocando in maniera spettacolare. Ci sono anche partite che tu vinci in maniera intelligente. Stasera la Juventus ha giocato una partita intelligente con Lipsia, cioè è andata a giocare sulle situazioni più semplici in cui avrebbe potuto giocare. Ad esempio, noi quest'anno abbiamo fatto sempre molto palleggio. Se voi ci avete fatto caso, in tutte le partite che abbiamo giocato quest'anno, la Juve tenta di fare molto palleggio. Questa sera ci sono state delle fasi della gara in cui la Juve ha fatto un po' meno palleggio. Cioè, si è un po' ritirata, no? E quindi si è un po' abbassata nel baricentro, comunque, in cui effettivamente abbiamo provato a lavorare. Però perché l'ha fatto? Perché la Juventus a un certo punto non voleva tenere la palla? No, l'ha fatto perché in maniera intelligente ha considerato che l'Ipsia è una squadra molto rapida, molto veloce. L'abbiamo fatta sfogare per un po' in alcune fasi della partita e l'abbiamo fatta stancare. C'è stato un momento della partita in cui l'Ipsia teneva palla ma non riusciva davanti. Questa è una composizione, è un modo di lavorare molto intelligente. A dimostrazione del fatto che Thiago Motta non è un allenatore che punta sul gioco e sulla spettacolarità, ma punta sulla concretezza. È un allenatore molto simile a quelli che abbiamo avuto negli scorsi anni. Quindi è un allenatore molto intelligente che riesce comunque a lavorare in maniera molto chiara. Stasera con Lipsia si è visto chiaramente che il suo scopo è quello di vincere e basta. Poi il come è importante, ma comunque si vede che lui è un ragazzo con la testa sulle spalle, si vede lontano un miglio. Quindi, per quanto mi riguarda, la prestazione di stasera con il Lipsia, la Juventus è una delle migliori prestazioni della stagione, nonostante non sia forse straordinaria a livello di gioco come qualcuno voleva. Ho letto dei commenti sulle varie pagine Instagram negli ultimi minuti veramente aberranti. Ho letto gente che ha detto che noi abbiamo giocato in maniera sbagliata, che non dovevamo fare così, che dovevamo avere più coraggio. Io credo che la Juve stasera di coraggio ce l'abbia avuto tanto, e poi alla fine comunque ragazzi i risultati contano, punto. Non mi stancherò mai di dirlo all'interno dei post partita. Possiamo parlare di gioco quanto volete, possiamo stare qua a discutere del gioco, del modo di giocare. Alla fine del discorso, se tu vinci la partita, l'allenatore ha avuto ragione; se non vinci la partita, l'allenatore ha avuto torto. È sempre stato così. Finché un allenatore è vincente, finché una squadra è vincente, non ha senso criticare cose che sono state palesemente messe in scena. Perché non è che Thiago Motta ha preparato la partita così, arrivederci, invece sì, ok, adesso prepariamo la partita. Ha giocato in una maniera intelligente, secondo me. Io non me la sento di criticarlo stasera. Ci sono state delle cose che non ho, diciamo, non vedo come normali, assolutamente, non ti sto dicendo questo. Ma ad esempio la fase di copertura stasera è un po' troppo, diciamo, troppo con il baricentro alto in alcune fasi. Poi ci siamo abbassati, come abbiamo detto, ma ci sono stati momenti della partita in cui lui ha
ha messo praticamente la difesa a centrocampo, il che va bene se tu c'hai un centrocampo che regge bene. Noi il centrocampo che regge bene non ce l'abbiamo, tant'è vero che avevamo dei problemi all'interno, specialmente del primo tempo, si sono viste queste cose, e quindi di conseguenza abbiamo faticato in alcune fasi della partita. Ma tolto questo, fondamentale, alla fine del discorso, la Juve ha fatto una bella partita. La Juve sta crescendo a livello proprio in generale. Quindi bravo Thiago Motta, ma bravi pure i ragazzi, giustamente, non è che voglio togliere merito ai giocatori, assolutamente. Lì davanti c'è tanta voglia di fare, però secondo me se fa poco rispetto agli altri, nel senso che bisogna essere un pochino più solidi lì davanti. Cioè io vedo una squadra che prova a fare più gol, prova a far creare più cose, però in alcuni momenti, raga, è come se si bloccasse un po' tutto, quindi c'è da rivedere parecchie cose a livello offensivo. Ecco, questa è una cosa, ad esempio, che devo dire, che a livello offensivo devi rivedere comunque parecchie cose, non solo in generale nei nomi singoli, sapete tutti a chi mi riferisco, ma anche in generale proprio nell'attacco. Quindi è una formazione, quella schierata stasera, tra l'altro, anagraficamente, come al solito, molto giovane, è una formazione che comunque io mi sento di premiare. E è una prestazione questa che abbiamo appena fatto che secondo me incide sulla qualità anche delle gare che tu hai fatto. Cioè la Juve a un certo punto in campionato era come se si fosse bloccata. Ha fatto 2 o 3 gare, ho detto che c'è, perché non riusciamo a segnare, perché non riusciamo. E poi dalla gara col Genoa noi ci siamo un po' sbloccati, speriamo che ci siamo sbloccati. Nel senso, non vorrei che un'altra volta si ricominciasse a avere problemi, ragazzi. Quindi cerchiamo di sbloccarci in maniera molto intelligente. Cerchiamo di fare delle cose che siano comunque molto molto intelligenti e cerchiamo di essere all'altezza delle situazioni, perché per come la vedo io e per come io sto notando questa squadra ha la potenzialità, c'ha veramente grandi cose, può fare grandi cose, pure perché l'abbiamo riempita di giocatori di livello. Abbiamo fatto un mercato da 200 milioni a proprio per mettere lui in mostra, cioè per cercare di far capire, o vedi che noi siamo questi. Capite? Quindi io mi auguro veramente che la Juve, cioè, giochi sempre, non dico sempre così, però comunque che faccia sempre grandi risultati, che vinca. Ecco, a me interessa che vinca la Juve. Poi di come gioca mi interessa, ma mi interessa al secondo posto. La prima cosa che mi interessa è la vittoria. La vittoria è la prima cosa che mi interessa. Come arriva non mi interessa. Mi interessa che arrivino i risultati. Poi come secondo posto mi interessa come arrivano i risultati, quindi il gioco, il modo in cui tu fai la partita, come è preparata, e lo commentiamo insieme. Ma la prima cosa deve essere la vittoria, sempre. Sempre. Capito, ragazzi? Sempre. Quindi mi auguro di essermi spiegato abbastanza bene, perché credo di essere stato abbastanza chiaro all'interno del contesto attuale. Ok, un po' di pareri vostri, che intanto è caduta la roba, qui cade tutto, la roba, appena appena muovi cade la roba, un po' di pareri vostri, va bene ragazzi, quindi un po' della vostra personale idea rispetto a quello che avete visto, cosa pensate della partita, cioè cosa avete visto all'interno della partita, c'è qualcuno che vi è piaciuto di più, c'è qualcuno che vi è piaciuto di meno, il vostro qualcuno che non so, cioè, voi cosa avete visto all'interno della partita, voglio sapere un pochino il vostro parere qual è.